Hello, good morning. No, in italiano, beh. Sì, Annalisa Alfanderi, qua in fondo. Grande. Ok. Volevo chiederle, per questa sua nuova vita, di attore, qual è stato secondo lei il ruolo cruciale, quello che per lei è stato rivelatore delle sue possibilità e anche per il mondo di Hollywood? E E anche poi per il mondo di di Hollywood, diciamo, e poi adesso, come riparte? Qual è il suo futuro? Magari adesso ambisce di nuovo al nuovo James Bond? Grazie. So what was the crucial role for me personally and with Hollywood? Yes, both with you personally and with the Hollywood business, which revealed or disclosed that you had those potential. I think, I don't know, I mean, it's an accumulation, for sure, of a lot of the work. From what I receive from people, it's the work that I've been doing over the last few years that people go, whoa, what was this change? Now, the first one that was a role that was a thriller, that was more of a dramatic role for me, that was accepted well, and also made good box office, so it was good for Hollywood, was Lincoln Lawyer. That was the first thing. And what that did, as far as I can tell, is it reminded people, they went back and they go, oh yeah, I remember him in A Time to Kill. It harked back for a little bit for people. And it made good box office, which means Hollywood then opens their mind to going, maybe. That's probably the beginning. I don't know, that was 12 films ago, probably. And as far as I don't know, I don't know anything about the next James Bond. I do like James Bond, though. But I don't know anything about that. As far as my approach, I'm not, you know, none of this time for me now, and even a Dallas Buyers Club at this time, it's in no way resolution. It really is not a destination. I mean, part of where I am right now is because I've been putting my head down and enjoying the process. My favorite thing is the making of the movies. I like the making of the movies more than I like the watching of the movies. I love going to work and having a single-minded focus and being able to have clear obsessions about who my man is. And then all of a sudden one day they come up and say, it's over. You know, go home. You're like, what? That's a wonderful feeling. And that's my favorite part of it. So to continue to try and find roles where I can just, you know, find the clear obsessions of my man, put my head down, and let them one day tell me it's over. And I can go home. Ma io credo che sia stato un insieme di cose, non soltanto ovviamente un ruolo specifico, ma peraltro da quello che mi ritorna indietro, da quello che ricevo dalle persone, probabilmente sono tutti i ruoli, il lavoro che ho fatto in questi ultimi anni, perché molte persone mi dicono il lavoro di questi ultimi anni rappresenta un cambiamento. Probabilmente il primo ruolo è stato in questo thriller drammatico, che è stato un ruolo che è stato anche ben accolto, ben ricevuto e che peraltro ha dato anche buoni riscontri di botteghino, è stato Lincoln Lawyers, che in un certo senso ha fatto tornare indietro le persone ad un altro ruolo agli inizi, che era In Time to Kill. A quel punto le persone si sono ricordate, beh sì, in effetti lui era bravo anche in quello. E quindi probabilmente è stato quello, ma non soltanto quello. Poi per quello che mi riguarda, devo dire che ovviamente anche in relazione a questo ruolo in Dallas Buyers Club, non si tratta di una risoluzione, non si tratta di una destinazione, fa parte in un certo senso di quello che faccio. Io amo, quello che mi piace di più è mettere la testa sotto e lavorare. Mi piace molto di più il processo di realizzazione di un film che non vedere un film. Mi piace quest'idea di concentrarmi quasi come con un'ossessione su quello che è il mio uomo, quindi questa specie di
ossessione a senso unico su quello che sono tutti gli aspetti del mio personaggio. E poi un bel giorno arriva qualcuno e mi dice: ok, è finita, te ne puoi tornare a casa. E questo è quello che mi piace continuare così, mettere la testa sotto, farlo e poi lasciare che qualcuno mi dica: puoi andartene a casa, e me ne vado a casa. Per quello che riguarda James Bond, non ne so niente. Buongiorno. Volevo chiederle qual è la caratteristica del personaggio di Ron che gli è rimasta, che ha fatto sua, il rapporto con gli altri attori sul set e se c'è qualche episodio che ci vuole raccontare, un aneddoto. Durante le riprese? Sì, durante sul set. So the first part of that is what's the feature or the characteristics or the peculiarity of Bond that still, which remained. Yes, okay. I mean, overall, one of the great life lessons that I got from Ron that's not specific to HIV or AIDS, but it's the fact that if you want something done right, do it yourself. That's one that I was really reminded of, which is so true so often. Now, as far as the second half of that question, the relations with the other actors. Here's the thing: I knew Jennifer Garner because I'd worked with her before. I didn't know Jared Leto. I met Jared Leto, and he met me. We met each other when the filming was over. It's the very first time I went up and shook his hand and said, "How you doing? I'm Matthew." And he goes, "Hi, I'm Jared." It was the day after we finished filming. And that made it, some people go, oh, that's odd, or oh, that's eccentric, or oh, that's so method, or all these words used. It was so simple. Number one, we didn't have time to chit-chat. Number two, we weren't interested in talking to each other personally. I met Rayon each day. He met Ron Woodruff each day. We were not interested in going and having a glass of wine on the weekend. We were not interested in saying, how was your week? Number one, we didn't want to. Number two, we didn't have time, and we just were not interested. So when you have that sort of circumstance on a set, that's the bubble that's so fun to live in as actors and people creating and telling a story. There was no time to go. You didn't finish a scene and go back to your trailer. I don't even know if we had a trailer. You didn't go finish a scene and go sit down for a 50-minute setup. There was no time for a 50-minute setup. We came to work, and like I said, for the 25 days that we made it, we were all looking at it from the inside out. We were never voyeurs on what we were telling. There was no time to be a voyeur, nor did we want to be. Per quello che riguarda nel complesso, diciamo, la lezione di vita che ho appreso, che ho imparato da Ron, non è una cosa specifica relativa all'AIDS o all'HIV, ma quello che ho imparato da lui è che se vuoi qualcosa fatela da solo, quello che noi diciamo in italiano, chi fa da sé fa per tre. E questa è una cosa che interpretare questo ruolo mi ha ricordato, mi ha riportato alla mente. Per quello che riguarda il rapporto con gli altri attori, fondamentalmente non è che ci siano stati questi grandi rapporti. Jennifer Garner la conoscevo perché ci avevo già lavorato in precedenza. Non conoscevo Jared Leto, né lui conosceva me. E io l'ho incontrato e lui ha incontrato me. Ci siamo incontrati soltanto dopo aver finito le riprese. Il giorno dopo io sono andato da lui e ho detto: ciao, piacere, io sono Matthew. E lui mi ha risposto: ciao, piacere, sono Jared. Prima di quel momento non c'era stato nessun incontro tra di noi. Primo, non avevamo tempo per fare chiacchiere, per chiacchierare. Secondo luogo, non ci interessava neanche chiacchierare. Non ci interessava chiederci che hai fatto questa settimana, come è stata la tua giornata, come stai, condividere un bicchiere di vino. Io tutti i giorni andavo al lavoro e incontravo Rayon, e lui tutti i giorni incontrava Ron Woodruff. Non avevamo tempo, non avevamo voglia, non avevamo interesse a scambiarci chiacchiere che riguardassero noi personalmente e la nostra vita privata. E questo è anche il bello di questo mestiere, che vivi in questa bella bolla così divertente in cui sei praticamente, in quanto attore, sei qualcun altro, vivi la storia di qualcun altro. Quando finivamo di lavorare non tornavamo nei nostri trailer, non ci allevavamo neanche, non ci mettevamo lì seduti una quindicina di minuti, magari mentre aspettavamo che si preparasse il set successivo. Non c'era tempo. In quei 25 giorni
in cui abbiamo girato, noi siamo andati lì, abbiamo lavorato e praticamente guardavamo dall'interno verso l'esterno il resto del mondo, il resto non ci interessava.